Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio? Tipo cosa? Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti. Non stai dicendo al posto della partita, vero? Beh, non potremmo fare tutte e due. Non hai neanche preso i biglietti. Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano. Cioè, mi stai dicendo che hai i biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto? Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase. Noi non supereremo mai questa fase. We'll be right back.
Gentili, audaci, mi sono perso il file, benissimo. Gentili e audaci, sincere e temerarie, hanno in bocca parole veraci, si mantengono sveglie. Amano la compagnia, tante volte da allegria. Quando devono, si zittiscono, come il loro signore, ti approvano. Ti fanno innamorare subito, perdi la testa con un attimo. Ti fanno sognare tanto e ti ispirano un pensiero bellissimo. Michele Zoffranieri. Buonasera, siamo qui a Febbra 90 e abbiamo aperto, ho i brividi, con una poesia del nostro Michele Zoffranieri che è qui in studio con noi. Ciao. Grazie. Michele, benvenuto. Ciao Michele, ben trovato. Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Federico, ciao ai nostri amici ascoltatori. È un piacere stare qui in studio dopo parecchio tempo, mi sembra. Eh sì, sono passati svariati mesi. E non potevamo rientrare meglio che con una poesia scritta e pensata da Michele Zoffranieri, perché tu questa poesia l'hai scritta di tuo pugno, è farina del tuo sacco, lo vogliamo dire? Sì, esatto, io scrivo poesie e ho iniziato a scrivere, diciamo, quando ero un pochino adolescente, ma scrivevo un po' in prosa, nel senso... È già arrivato un messaggio per te. Già abbiamo rotto il ghiaccio. Esatto. Bene, bene, e ci chiedono, cosa intende Michele per un pochino adolescente? Cosa diciamo a cavallo, intendo, diciamo 14-15 anni. Beh, quindi pure un bel po' adolescente, diciamo nel pieno degli ormoni. Sì, sì, solo che scrivevo all'inizio, ho iniziato a scrivere più che poesie, le scrivevo in prosa, quindi baciata, senza rima assoluta. Scrivevo solo cose con un significato che a me faceva riflettere e che faceva riflettere molte altre persone. Poi naturalmente appunto col tempo mi sono perfezionato e sono riuscito a scrivere anche poesie, cioè ho scoperto appunto di avere questo dono e sono riuscito appunto coltivandolo col tempo a... Ma addirittura parliamo di dono qui, attenzione, diciamo addirittura parliamo di dono, quindi è una cosa innata. Talento, è ma puro talento. Un talent show della poesia. Secondo me servirebbe a questo mondo. Sì. Sono d'accordo con Marco. Non lo so. Dovremmo inventarlo noi di Febbre 90. Un contest della poesia. Fanno tanti contest online, destra e sinistra, però un vero e proprio reality show non c'è. Sarebbe non bello. Sarebbe con Michele, diciamo che potremmo fare varie challenge. Abbiamo già lanciato la challenge della chitarra. Sulla esatto, musica. Esatto. Con Severino Niro, diciamo, c'era anche lui, però un po' latitante in questo periodo. Abbiamo parecchie pretendenti a sfidarti, Michele. Quindi tu sarai il nostro guerriero in tutte le specialità possibili. Immagino barzellette, top. Grazie tanto. Barzellette, poesie, canzoni, schitarrate, calcetto sarebbe tanto prima che manca un po' di fondo, però i riflessi ci sono anche sportivamente parlando. Sì, diciamo da aprile, da quando hanno chiuso i campetti come tutti, diciamo, a parte chi ha fatto qualcosa di clandestino, insomma, più o meno questa. Non tocco più un pallone, nel senso non gioco più a calcio, Da quando non c'è più Zoffranieri non è più domenica, potremmo per citare anche Cesare Cremonini, se non dico male, nella sua cos'era, Maggese forse. Magese, o marmellata, non mi ricordo, c'era la M da qualche non la parte. Conosco, io preferisco spalmare marmellata comunque. Marmellata e burro, marmellata e zucchero, no, marmellata e basta. Burro, senza burro perché come sai, cioccolato, marmellata anch'io. Ho qualche problema senza burro. Senza burro cose la tua colazione da campione. Che poi dobbiamo dire una cosa, voglio sfatare un falso video, che la marmellata in realtà è solo e soltanto di agrumi, mentre tutte le altre sono confetture. Lo vogliamo dire, vogliamo fare questa, poi io tu poi che te ne intendi? Anche ecco, agrario, appunto, quindi... tra l'altro aggiungi alla lista, quindi... c'è pure conoscenza delle materie prime. Prego. Sì, allora, mo non ricordo bene, però dovrebbe essere che la diciamo le confetture sono della maggior parte, della maggior parte di frutta, esatto, quindi mentre gli agrumi confettura di ciliegie, confettura di fichi, confettura fragole, di albicocche, eccetera. E invece le marmellate sono proprio le marmellate, ad esempio, di arance, degli agrumi, degli arance, sì, appunto. Infatti, arance, credo che anche in inglese ci sia questa differenza, no? Sì. Che c'è Lady Marmalade, ad esempio, la marmalade, che è la marmellata vera e propria, e poi c'è jam, che invece vero. Sì, jam, esatto. Che è ad esempio, confettura. Esatto. Pearl jam. Bravo. Sarebbe confettura. Noi diciamo marmellata di perle, tra l'altro di perla, perché di perla,
Tra l'altro, sai la storia, la storia dei Pearl Jam, perché si chiamano così? Conosci Pearl Jam? Mettiamo dal... I Pearl Jam, che è un gruppo musicale, giusto? Sì, diciamo... li ho sentiti, ma cioè, diciamo, non li conosco come, né come storia né come canzoni. Allora, ti consigliamo, tra l'altro, musicale. Michele, dato che noi seguiamo tutti il tuo canale, di andarti a spizzare questo sito che si chiama musicology.eu. Ok, me lo scrivo uno, dopo. Okay, sul... che è uno dei siti che curiamo anche noi di Febbra 90, che parla appunto di musica, storia della musica, eccetera, eccetera, musica e film, colonne sonore. E abbiamo raccontato un po' questa storia, che adesso dirò brevemente, certo. Praticamente. La nonna di Eddie Vedder, che è il frontman dei Pearl Jam, si chiamava Pearl, ok? E a suo marito preparava molto spesso un intruglio, una marmellata, però a base di peyote. Che ti fa fare qualche viaggio, diciamo, esatto, il peyote mia. Psicoattivo, sostanza psicoattiva. È una droga psicotropa, esatto. Per voler fare, come dicono quelli bravi, no? Perché, sì. Vabbè, il nonno era mezzo di origine indiano, indio, no? Esatto. Vero. E quindi Eddie Vedder, ispirato da questa cosa, prese e chiamò il gruppo appunto per... Non era la nonna, non era la specialità. Bella... No, noi avevamo le nonne bella che facevano storia. Le fettuccine, le tagliatelle, sì. Invece Eddie Vedder aveva la nonna che faceva le marmellate che ti facevano viaggiare. Io l'assaggerei. L'assaggerei. Sì, se per qualche periodo della nostra vita fossimo stitici, possiamo provarle. Tra l'altro anche il cactus manda al bagno? No, non l'ho capita questa, perché non lo so, dovremmo essere perché ti manda al bagno. Tu dicevi che il peyote fa viaggiare, io ho pensato in quel senso. Esattamente in quel senso, esattamente in quel senso. Ah, esatto. E... tra l'altro, sì. L'alimentazione un po' anche alla base delle polemiche che ci sono state in queste ultime ore per quanto riguarda la Lazio, non so se hai seguito, Michele, il fatto si vociferava poi... Adesso è stata smentita questa cosa di una rissa praticamente fra Francesco Acerbi e Ivo Pulcini, uno dei direttore medici, sanitario. Esatto, direttore sanitario della Lazio. Perché cos'è successo praticamente? Lo diciamo in breve: che è arrivato un nuovo nutrizionista alla Lazio, Fabbri, pare portato da Parolo, e ha proposto un tipo di dieta un po' particolare, diciamo così, ok? Ma sappiamo anche... a base di maracuja, non lo so. E... una dieta cinese. No, vabbè, una dieta un po' particolare. E pare, io ripeto, tutto questo è stato smentito dalla società, esattamente. Però pare che dopo la partita Lazio-Sassuolo ci siano state una piccola... delle scaramucce tra Acerbi e Pulcini. Perché Acerbi diceva, noi facendo questa dieta, dopo mezz'ora siamo sfiniti. Cioè una dieta che non ci dà le giuste energie per giocare, esatto. E poi avremo modo adesso con il prossimo ospite di parlare un po' delle polemiche interne alla Lazio, che probabilmente stanno un po' minando quello che è il momento biancoceleste, che non è proprio dei più rosei, lo dei possiamo migliori, dire. Sì, esatto. C'è ancora forse qualche pazzo che crede nello scudetto? Ci vorrebbe un bel piatto di pasta a questo punto, sia per chi crede nello scudetto e magari si rifocilla, sia per i giocatori che poi scendono in campo. Tra l'altro oggi c'è solo una partita, questa sera mi pare, il Torino? Inter-Torino, una partita fondamentale anche per la corsa al secondo posto ormai, più che per la Champions, perché la Champions sembra ben delineata a quelle tre, ma più l'Inter... la Juventus, quattro squadre. Prego. Sì, l'Inter secondo me con tutti gli acquisti che ha fatto dovrebbe mirare al primo posto e anzi che... Beh, quest'anno con la pandemia e tutto, però comunque l'Inter si è veramente guastato. Ma anche gli anni precedenti, poi magari lo svicceleremo perché abbiamo anche degli ospiti tifosissimi dell'Inter. Io vedo che però sono già le 6 e dobbiamo andare in pausa e rientriamo subito con Luca Clementi. Oh yeah.